Siamo in un bosco del Trentino. In un bosco così, alcuni giorni fa, un cercatore di funghi ha fatto un incontro che ha generato una situazione di crisi. Situazione di crisi che però si trova all'interno di un piano di ripopolamento degli orsi molto importante e molto ben riuscito. Adesso, per risolvere questa situazione, è in corso un piano di cattura. Cattura che vede come protagonisti principali lacci e trappole a tubo. Questa trappola si chiama trappola a tubo. Ed è un modello che inutilizza da molto tempo in Nord America. Noi abbiamo semplicemente copiato quel modello e anche altre regioni dell'arco alpino ormai lo stanno replicando. È il sistema di cattura più sicuro sia per l'animale che per gli operatori. Gli altri sistemi che vengono utilizzati sono il free ranging, cioè sparare il narcotico all'animale libero, quindi questo richiede però di avvicinarsi molto all'animale in libertà e quindi sono maggiori rischi sia per gli operatori che per l'animale stesso. E poi la tecnica con il laccio di Aldrich. Tutti questi sistemi hanno un allarme, che nel nostro caso è sia radio che telefonico, che avvisa immediatamente la squadra di cattura che è scattato il laccio o che si è chiusa la trappola, quindi il controllo può essere fatto nell'arco di brevissimo tempo. L'orsa ha un collare radio, questo vi dà un certo vantaggio? Naturalmente sì, perché ci consente con le radio riceventi di capire qual è la posizione dell'animale, quali sono le zone che frequenta, però le trappole tubo sono state messe in posizioni dove noi sappiamo, perché l'orsa è radiocollata da tempo, che l'orsa passa regolarmente. Quanto è ampia la zona di ricerca? La zona dove si sta cercando di catturare Danica corrisponde all'home range che conosciamo, che è di circa 300 km quadrati, grosso modo. Quando catturerete Danica, dei cuccioli e dell'orsa, che ne sarà? L'orsa sarà ospitata in un'area faunistica che è vicino a Trento, di circa 10.000 metri quadrati, quindi un recinto, quindi è una captivazione permanente. Invece i due cuccioli, che hanno ormai quasi 9 mesi di età, si è ritenuto di lasciarli in natura, perché la bibliografia, i dati che ci sono, dimostrano che hanno delle discrete possibilità di salvarsi in natura. Naturalmente rimuovere un orso, a maggior ragione un orso con dei piccoli dal territorio, dalla natura, è una scelta che non fa piacere a nessuno, men che meno noi che su questo progetto lavoriamo da tempo e crediamo nel successo, tra l'altro successo che finora è stato considerevole. Però bisogna essere anche un po' realisti e pragmatici. E gli orsi qui sulle Alpi vivono in un ambiente altamente antropizzato. Le Alpi sono la catena montuosa più antropizzata al mondo, soprattutto in estate quando c'è la presenza turistica. Bisogna cercare un equilibrio con l'uomo. Questo equilibrio è stato definito in un piano d'azione fatto con le altre regioni, con il Ministero dell'Ambiente, molto preciso, il Pacco Bace, che è questo. E questo piano d'azione, tra l'altro, evidenzia in modo molto chiaro che se una persona aggredisce, ferisce una persona o peggio la uccide, questo animale, avendo priorità la sicurezza pubblica, deve essere messo in cattività oppure abbattuto.